a dirigere la gara l'arbitro Condito di Catanzaro, primo assistente Olivadotti di Lamezia e secondo assistente Vommaro di Paola. Tutto è pronto e in questo momento il signor Condito fischia l'inizio della gara. Rimessa di Gatto, subentra Guerrisi, può andare al cross, rientra, va al cross, attenzione alla palla, Violi, alla fine c'è Tuscano che deve girarsi, però scarica di nuovo su Guerrisi, si fa vedere in sovrapposizione Gatto, Guerrisi viene fermato, attenzione, parte bene Romano, è in inferiorità il Brancaleone, lungo lancio, esce Morabito però che in qualche modo mette in fallo laterale, apre Macemino, fa buona guardia, attenzione c'è un buco a centrocampo, ne approfitta Tavano, uscita a vuoto di Simone Galletta, parte veloce Tomasi, Romano sulla sinistra, entra in aria, va al tiro, palla battuta sul secondo palo, troppo lunga, c'è Patea che di testa alla fine la consegna a Barnoschi, Tavano, attenzione, va al cross e c'è il gol, anzi no, fuori gioco, c'è fuori gioco, gol annullato, ben appostato Gonzales che può ripartire, ha spazio Gonzales, centralmente Gonzales, palla per Borrello, buon controllo di Borrello, va al tiro Borrello e al 31esimo possiamo dire che questa è l'occasione più ghiotta e in questo istante il signor Condito di Catanzaro con il duplice fischio sanziona la fine del primo tempo, è intanto iniziata questa seconda frazione di gioco, Van Meduri sul secondo palo, Lotito di testa, palla completamente fuori, palla per Borrello, Borrello per Guerrisi, si fa vedere Toscano che riceve, palla un po' lunga, la controlla, scarica su Romeo, Romeo imbucata, buona per Borrello, va al cross Borrello sul secondo palo, Galletta di testa, non ci arriva, Violi, va al tiro e c'è il gol, il Brancaleone passa in vantaggio al terzo minuto con un gol di Violi. Va Borrello, attenzione, non ci arriva Giovanni Galletta, che sfiora soltanto, la palla viene tenuta in campo da Violi, quindi rimane in attacco il Brancaleone, cerca il fondo Violi, ci arriva, va al cross, troppo sul primo palo, esce bene Druetto, Borrello, palla dentro, Zago mette fuori, ancora Borrello, vediamo se Borrello va al tiro, ma è ben piazzato Druetto, Cimino, si accentra Cimino, supera due calciatori, va Cimino in profondità, attenzione, arriva Romano, parata di Morabito, ancora Tavano, dialogano i due centrocampisti, va al tiro Maesano e la palla non è a Ribalaga, scarica sull'esterno, attenzione e si divora un gol fatto praticamente Romano, crea sulla palla, prolunga per Angi ha la possibilità di andare via, palla per Galletta, Galletta per Candido, palla ha la possibilità di andare via, Candido prende il tempo, entra in aria e va al tiro, effettuerà questa rimessa il Bocale, palla lunga, Gonzales mette fuori di testa, Angi ha la possibilità di far viaggiare la palla e in questo momento il signor Condito di Catanzaro sancisce il finale di gara, il Brancaleone supera il Bocale in casa per 1-0.